Di Oliveira è più vecchio di me e sta girando. Anche io voglio fare un altro film. Cosa racconterebbe in questo nuovo lavoro? Beh, dopo 32 film in cui tutto sommato non ho raccontato nulla di importante, mi... mi piacerebbe lasciare un piccolo concetto semplice, semplice. Maestro, nulla di importante. Lei ha condizionato l'immaginario di milioni di persone per sempre. Io vorrei dire ai miei spettatori, abbiate rispetto della vostra curiosità, assecondatela. Molti la frenano. Perché la frenano? Perché sono pigri, moralisti, indolenti, sono scettici. Oddio, anche ignoranti. Lo vuole sapere di che cosa tratterà il mio prossimo film? Ne sarei onorato. Mm. Parla di una ragazza alla quale cambia il colore degli occhi ogni volta che, che li apre e li richiude. La gente impazzisce per lei anche se non l'ha mai sentita dire nulla, solo un silenzio. E questi occhi, azzurri, verdi, neri e poi ancora azzurri. Un incanto. E lo sa da cosa mi viene questa idea? Dal mio primo incanto, che non fu per una ragazza, no, no. Fu per il primo semaforo che installarono a Milano all'incrocio fra, fra Piazza del Duomo e Via Torino. Mio padre, mio padre mi mise sulle spalle perché c'era una gran folla, ma capisce? Una folla, radunata per vedere un semaforo. Che bellezza, che grande bellezza.